Brando Efrikian e Raffaella Squotto parlano del loro rapporto fuori dal programma. Raffaella e Brando si sono conosciuti ed innamorati tra le quattro mura di Uomini e Donne. È inutile dire che hanno formato una delle coppie più amate dal numeroso pubblico a casa. Si segnala che i due fidanzatini hanno rilasciato in queste ultime ore un'interessante intervista al programma web Casa Lollo. In questa occasione l'ex corteggiatrice del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi non ha nascosto che le cose tra loro stanno andando piuttosto bene, anche se le difficoltà non sono certo mancate. Ci troviamo abbastanza bene, difficile viversi fuori dal programma, perché all'esterno ci si conosce sotto ogni punto di vista. Quest'ultima ha poi rivelato che l'impatto è comunque stato molto forte, anche se più ha modo di scoprire i lati di Brando e più gli piace. L'impatto iniziale è stato forte, però io più lo scopro e più mi piace. In generale, promosso Uomini e Donne, l'ex tronista sulla compagna ha rivelato, è matura e responsabile. Successivamente ha preso la parola Brando Efrikian, il quale ha confermato a Casa Lollo che ovviamente i problemi ci sono e ci sono stati come d'altronde per tutte le coppie, soprattutto a causa di quisquilie che però se non risolte subito possono diventare cose gigantesche. Ci sono, come in ogni coppia, momenti di up e down, questi ultimi causati da piccole cose che però poi possono diventare un qualcosa di più grande. L'ex tronista del dating show dell'ammiraglia Mediaset ha poi dichiarato che comunque è felice che giorno dopo giorno sta scoprendo una grande maturità nella fidanzata Raffaella Squotto, la quale ha confermato la sua simpatia anche a telecamere spente. Sto scoprendo una persona matura e responsabile. Raffaella Squotto e l'ex tronista pronti ad andare a convivere? Parla lui. Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo ha poi colto la palla al balzo per chiedere a Brando Efrikian e alla corteggiatrice di Uomini e Donne se stanno pesando alla convivenza. E l'ex tronista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, con la sua proverbiale schiettezza che l'ha sempre contraddistinto, ha subito risposto che all'inizio non era nell'ordine delle idee, ma con il passare del tempo invece sta capendo sempre di più che sarà una soluzione inevitabile. Ora, con il passare delle settimane, mi rendo conto che più stiamo lontano e più stiamo peggio, più stiamo insieme e più stiamo meglio. Quindi ci sto pensando fortemente. Quest'ultimo ha poi dichiarato che lei sente delle mancanze perché non è molto romantico al telefono. Non sono un tipo molto sentimentale al telefono, e lei riceve mancanze che io non voglio dare ma che lei comunque avverte. Motivo per cui vorrebbe avvicinarsi.